capitale! Benvenuti, è il nostro benvenuto, non è soltanto per voi Roma, bensì
per tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, perché siamo in diretta! E quindi se siamo in diretta, ne approfittiamo. Ballo, vieni anche tu, vieni anche tu. Salutiamo tutte le regioni d'Italia che stanno ascoltando, dal ristorante Alice di Bologna e da tutte le persone che, amiche nostre e non, che ci stanno seguendo. Vuoi salutare qualcuno in particolare, i tuoi amici? Ciccio, Tume, Ciccio, Roberto, poi Francesco, Carlo, Gigi, ciao Gigi, mi stai guardando. Siamo in diretta veramente. Cioè lì dentro sono le persone. Allora mi fai salutare tutta la terza C dell'istituto. Ma soprattutto siamo qui per voi, perché oggi si conclude il nostro tour, si conclude con la doppia di Roma. Ti assicuro che
con me soltanto fino a quando il buio se ne andrà. Domani il sole, il suo calore all'alba ti riaccenderà. Ti riaccenderà. Bene, la prossima canzone è una canzone che non ho scritto io, bensì il nostro batterista Lillo De Simone. Quindi se l'hai scritta tu, sarebbe giusto, direi, ballo, che la cantasse anche lui. Mi sembra il minimo. La canti tu, insomma, oggi. Ti faccio questo scherzo così. Io la canto, ma tu non suoni la batteria. Io la canto, ma tu non suoni la batteria. Io non suono la batteria, ha detto lui. Anche Barba da casa vorrebbe che io la suonassi. Bene, Lillo, allora oggi ti dimostrerò per l'ultima volta. È l'ultima data, fammi venire. Fammi. Tienimi il microfono. Ballo, tu dammi una mano, per favore. È l'idea tua, Gabri. Dal piano, non sono assolutamente capace, però tu, guarda, per fortuna che ci sei. A me mi sei piaciuto, a me ti ringrazio, guarda. Non facciamo proprio di schifo comunque. Oh,
grazie. E c'è un'abitudine nei concerti di Luna Pop, ed è quella che ad ogni fine canzone noi giustamente diciamo grazie a voi, e per ogni grazie riceviamo un prego. Grazie, prego, grazie, prego, grazie. Niente. La prossima canzone è una canzone che risale al 1996. Si chiama Resta con me.
Grazie! La canzone che viene è una canzone del 1995. È una canzone inedita che non avete mai sentito. Non è uscita in nessun nostro album, anche perché poi ballo di album ne abbiamo fatto uno solo, per cui... Tu è incredibile, sai tutte le date di tutte le canzoni. Le ho scritte giustamente io. Vabbè, non è facile ricordarsi. Quindi comunque tu mi apprezzi per questo. Grazie, ballo. Anche Gabri comunque le sa, ballo, se vuoi. Le sa persino Cucuzzo. Le date, esatto. Ma ti so dire anche i giorni e i mesi. E questa canzone si chiama La Fiera dei Sogni e apriva i nostri concerti. Quando la band si è formata nel 1995, una canzone a cui teniamo molto e festeggia in questi giorni anche i 15 anni in cui ci conosciamo io e Gabri, e quindi è un appuntamento molto importante. Mi sopporti ancora, Gabri? Tu, no? Niente, le botte, sì, le botte, quelle sì, le prese in testa, ma niente, non è servito a niente, ho fatto solo tornare in mente la gente che non sa che una bambina ha preso tutti i miei sogni, che sogni, ora quelli che mi fanno andare avanti. E più avanti non si va, andrò alla fiera dei sogni stanotte, andrò alla fiera dei sogni, in questa parte c'è un sogno che si chiama libertà, e che non ho libertà, e che non ho. Soffocato dalle bollicine del mare, che sale, salirà, una bambina ha preso tutti i miei sogni, e che sogni, ora quelli che mi fanno andare avanti, più avanti non si va, andrò alla fiera dei sogni, stanotte, andrò alla fiera dei sogni. Questo proprio c'è un sogno che si chiama libertà, e che non ho libertà, e che non ho. Yeah.
dormito niente, le botte, sì le botte, quelle sì, le prese in testa, ma niente, non è servita niente. Grazie. Come sei venuto qui tu? A piedi, come sei venuto? A piedi. Fuori città, 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 fu
Grazie. Bene, ciao ragazzi. Ciao, mi raccomando, salutami mamma Paola. Ciao a tutti, finisco io allora il concerto, non ne potete... Va bene, ciao ragazzi, tutto a posto, ballo, tutto a posto. Solitamente questo momento viene detto un momento dedicato alle ragazze. Con questo non voglio dire che fra poco non ci sarà un momento dedicato a tutti i ragazzi, ma questo onestamente è per voi. Quello che volevi, come sempre non c'è, solo un po' d'amore che diventa polvere. Se me non fosse stata magica, io la buttavo su di te. Invece in mano una lettera di rose, una canzone ancora da scrivere. Mi riesce facile parlare di questo, soprattutto adesso, soprattutto adesso che non c'è, che non c'è. Sarebbe molto più bello, per non dire stupendo, tornare a dirti quanto ancora ce n'è di bene per te. Sia contenta vederti sorridere niente più. Invece tu dici che non hai più tempo per me. Invece tu dici che non hai più tempo per me. Che volevo, come sempre non c'è, solo un po' d'amore che diventa.
tanta polvere, che almeno fosse stata magica, io la buttavo su di te. Invece in mano una lettera, due rose, una canzone ancora da scrivere. E non mi riesce facile parlare di questo, soprattutto adesso, soprattutto adesso, che non c'è, che non c'è. Sarebbe molto più bello, per non dire stupendo, tornare a dirti quanto ancora ce n'è di bene per te. Ma in fondo fa lo stesso, in fondo quello che voglio è che tu sia contenta, vederti sorridere. E niente grazie. Qualcosa che mi spinge, ma non penso che mi fermerai, che mi fermerai. Io non so se posso stare ancora senza te, e questo pianoforte mi dà coraggio, posso dirlo senza piangere. C'è qualcosa che mi spinge, ma non penso che mi fermerai, che mi fermerai. Così cerco qualcosa di vero che nasca nel cuore, che prenda quel posto che adesso io cerco. Qualcosa di raro che incontri il tuo cuore, tu trovi quel posto che adesso non c'è, non c'è, non c'è.
vorrei esaudire tutti i sogni tuoi. Vorrei cancellare ciò che tu non vuoi, però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi. Vorrei che tu fossi felice in ogni istante. Vorrei stare insieme a te così per sempre, però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi. Ci sarai, sono nato per regalarti quel che ancora tu non hai. Opportunità per una volta nella vita di lanciare, lo facciamo Lillo, io non mi fido di farlo dire a lui, tocca a te, diciamo assieme se vuoi. Bene, bentornati, siamo ancora in diretta su Rai 2. La prossima canzone si chiama Walter, ogni sabato è in trip. È una canzone inedita, non l'avete mai ascoltata, non è mai uscita in nessun album. Lo so, tu l'hai ascoltata, lo so, almeno tu. Alcuni di voi la conoscono, è la scritta Ballo. Non ho capito perché io ho detto Walter ogni sabato in trip e tutti sono stati zitti. Poi ho detto è la scritta Ballo e tutti urlano. No, non si fa così. Bisogna fare così. Vieni qui per favore, mi spieghi perché. Per il cappello sicuramente. Cioè, è ovvio. Se io dico pupazzoide gigantesco di 16 kg in faccia. Se dico Walter ogni sabato in trip, voi già dovete comunque apprezzare. Bene, la prossima canzone, signore e signori, si chiama Walter ogni sabato in trip. E l'ha scritta Ball. Anche perché poi dopo Lillo è invidioso, non si può. Thank you.
questa situazione vivibile, tutto sembra così fragile, partendo per un viaggio impossibile, mi accorgo delle risposte più valide, il treno parte senza ritardi, e non aspetta che tu sia pronto, aspetta il destino a aiutarti a tornare di nuovo al tuo mondo, di nuovo al tuo mondo, di nuovo al tuo mondo. Pagliacci giocano al volo, da onde di acque profonde, il sole scende al tramonto tra ostacoli finti sull'orizzonte. Pagliacci che sanno chi sono, senza aver mai parlato di me, è inutile chiedersi se questo treno che parte poi si fermerà, si fermerà. La, la, la. Dubbi a cui non so rispondere, io sono convinto che già le vere finzioni e le allucinazioni sono quelle di questa realtà. E prova, se non ci puoi credere, capirai che ti converrà provare a non riconoscere niente di quello in cui credi in realtà, in cui credi in realtà, in cui credi in realtà.
Grazie. Vieni qua, seguimi un attimo. Vieni. Bene. Ora io vorrei che tu guardassi questo uomo, che è il chitarrista dei Lunapop. Ciao! Tu non hai bisogno di. Non hai bisogno di presentazioni, io credo, giusto per la chitarra, ragazzi, questa collana. Comprata a Bologna in via Sant'Isaia. Non dire dove. È un regalo che mi sono fatto. Chitarra? Bella, nuova. Un altro regalo che mi sono fatto da solo. Ti fai un mucchio di regali tu, eh? Ti piace anche l'orologio? Hai scelto di vestirti bene perché siamo in diretta Rai. Con l'orologione, tutto firmatino. Solitamente pensi che non mi vada bene. Quando ti ho conosciuto non eri così comunque. Quando l'ho conosciuto, ti ricordi, era tutto sporco, tutto. Non si vestiva con quel. Era sgarrupato. Non era così. Gabri invece ha sempre mantenuto un certo stile. Fino a quando lo conosco, comunque la magliettina doveva essere sempre tutto a posto, i capellini. Perché devi dire queste cose? Perché mi diverto. Perché è vero. Gabri è sempre stato un fighettino del gruppo. Però è un complimento che questo voglio dire. Ringrazio, è gentilissimo. Però io farei una canzone, questo. Fai più che parlo. No, facciamo. Volete nudo? Quella mamma Paola cosa dice a casa se ti spogliamo così? Ah, è qui la mamma Paola. Allora salutiamo anche la mamma di Gabri che è qui presente. Non è a casa. Cosa è successo? Sei scappato da una vita che hai vissuto, da una storia che hai bruciato e ora fingi che non c'è. Cos'è successo? Sei cambiata, non sei più la stessa cosa, ma sei ancora quella che è cresciuta insieme a me. Cos'è successo? Sei scappata e con te anche la mia vita. L'ho cercata e l'ho trovata solo in te, ma c'è qualcosa. Yeah.
Grazie. Io vorrei far notare una cosa che credo vi faccia piacere. E che cioè metà dei genitori dei Luna Pop sono romani. Fa caldo qui, pensa di giù che roba che deve essere. Aspetta un attimo. Basta, può bastare così. Quando vuoi, Lillo. Down, 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 down
grazie. Fantasia, e in un attimo sarò da te. Ho mille posti per la testa in cui vorrei portarti, ma come fare ancora non so. Potrei però baciare le tue labbra e convincerti a salire sopra il mio metro. Non hai paura della libertà, e allora vieni a prenderla. Con mille giochi per la testa da insegnarti, ma come fare ancora non so. Potrei però socchiudere i tuoi occhi e convincerti a salire sopra il mio metro. We'll be right back.
Bene, io credo che voi vi rendiate conto cosa voglia dire per noi, Luna Pop, fare una diretta Rai su Rai 2 in prima serata è un evento, e quindi approfittiamo per ringraziare la Rai per l'opportunità e ringrazio voi per l'entusiasmo che ci ha placato l'emozione, perché davvero nei camerini eravamo fuori di testa. Grazie ancora.
Ciao a tutti!